Benvenuti allo stadio Alfredo Vigliani per questa prima conferenza stampa per la stagione 2023-24. Riguarda una operazione di mercato portata a termine dalla società Rossoblu. Benvenuti a chi ci osserva attraverso la nuova TV in media partner ufficiale del Potenza Calcio. Do il benvenuto ai colleghi giornalisti e iniziamo con il presentare chi è al tavolo degli interventi, ad iniziare dal presidente Donato Macchia, la responsabile relazioni esterne Federica D'Andrea, il direttore sportivo del Potenza Calcio Fortunato Barrà, e diamo il benvenuto a Pasquale Schiattarelli. Benvenuto Pasquale, rompiamo il ghiaccio così, parola subito al presidente Macchia e poi gli altri interventi e le domande dei colleghi, prego. Ma perché inizi da me? No. No, vabbè. Inizia dal direttore sportivo. Non faccio le presto. Vabbè, faccio io. Non mi male, non mi male. Ok. Fate le domande o parlo? Vai. Vabbè, allora, ovviamente grazie a tutti voi della presenza. Abbiamo e ci abbiamo tenuto a fare questa conferenza stampa. Non è solita farla. Mediamente si fa l'arrivo, la foto di rito, un'intervista per chi vuole farla al calciatore che arriva, ma oggi ho ritenuto personalmente di doverla fare questa conferenza stampa per diverse ragioni. Una, perché si chiude il mercato oggi alle 20 e per cui il fatto di portare l'ultimo giorno utile di mercato una ulteriore risorsa importante con noi è di per sé un fatto importante. Poi aggiungo, l'arrivo di Pasquale è fortemente voluto dal nostro DS, vi dico fortemente voluto, si sono parlate di scelte diverse, di ipotesi di lavoro diverse, di altri giocatori, ma lui voleva Pasquale. Tra l'altro sono gemelli o quasi, sono uguali, voglio dire, no, se voi faremo confusione, perché mi ha detto mi piacerebbe avere la esperienza di Pasquale, di Schiattarella, perché può essere un elemento importante, prima ancora che per la sua qualità, e mi pare che il suo curriculum parla da solo, con presenza importante in Serie A, presenza importante in Serie B, e per cui la esperienza a servizio di questa, di questo progetto calcistico, che è il nostro progetto, che vede una presenza di giovani, di ragazzi, aveva bisogno di esperienza. Poi ovviamente la qualità parla da sé, voglio dire, questo ha significato un impegno da parte nostra significativo, ma vale per Pasquale come per gli ultimi arrivi, per cui abbiamo voluto oltremodo alzare l'asticella, ma non perché era dovuta, assolutamente no, perché ricordiamo e ricorderete, e noi non ci muoviamo di un attimo da quello che è il nostro progetto, abbiamo bisogno di tempo, il tempo che serve per programmare bene, perché salti nel vuoto non li facciamo, io non li faccio. La società che rappresento non li farà mai, che dobbiamo fare programmazione. Poi è ovvio, l'ambizione l'ho dichiarata, l'abbiamo dichiarata, ma che deve andare a pari passo con quella che è l'organizzazione, la crescita dell'infrastruttura, la crescita dal basso per quanto riguarda i ragazzi. E poi tutti insieme dobbiamo sognare. Abbiamo voluto alzare l'asticella, l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto con convinzione. Ma non perché vogliamo andare in Serie B domani mattina, assolutamente. Se verrà fuori, noi non la rinunciamo, non la rinunceremo. Ma il nostro lavoro, il lavoro dei ragazzi e la fiducia che ripongo e che riponiamo come azionisti, come famiglia, nello straordinario lavoro che sta facendo Natino, e lo dico ad altissima voce e vorrei che tutti mi ascoltassero, Natino è lo stesso Natino che l'anno scorso e all'inizio della nostra progettualità la città non lo voleva, è un dato, non lo voleva. Bene, è sempre lo stesso Natino che è qui e per cui io ringrazio veramente di cuore per il lavoro che sta facendo. E vi aggiungo, è difficile, il calcio è un mondo a cui mi sono avvicinato da poco, al netto di un'esperienza di 20 più anni fa, come vi dissi,
ma a livello regionale è un mondo molto particolare, molto particolare. E trovare persone, e lo dico ad alta voce, e lei ne è testimone, che guardano con grandissima attenzione a quelle che sono le spese, i costi, i giusti costi, sapendo che come se fossero i propri costi, credetemi, è una cosa difficile. E devo dire che io, insieme a mio figlio, abbiamo osato un po' di più e abbiamo detto a Natino: vai, vogliamo che accada qualcosa. E lui lo ha gestito, questa campagna acquisti l'ha gestita con oculatezza, ma penso che le persone che ha portato si commentano da solo, no? Voglio dire, per cui veramente crediamo nel lavoro che facciamo. Grazie Presidente, passiamo alle domande, se non vuole intervenire prima il direttore, andiamo direttamente con le domande. No, io vorrei ringraziare il Presidente intanto per le belle parole e soprattutto per quello che mi ha permesso di costruire. Ha fatto sacrifici importantissimi sia nel mantenere Caturano, sia nel prendere Asensio, sia nel prendere Pasquale. Ci tengo a precisare che non è il discorso di tenere Caturano, è il discorso di quello che si è rinunciato a tenere a Caturano, si sta parlando di qualcosa di serio e di importante. L'ha fatto per il bene della città, quindi questo ci tengo a sottolineare. Voglio ringraziare il Benevento perché ha permesso questa operazione, non ha creato problemi, anzi sono stati disponibili, quindi li voglio ringraziare. Poi a voi le domande. Le domande dei colleghi, iniziamo con la nuova TV, la nuova del Sud, con le domande. Dimmi soltanto per cominciare. A me per ultimo, fatela. Luigi Santopietro, la nuova TV. A questo punto comincerei, visto che ancora non ha parlato, comincerei direttamente dal nuovo acquisto, poi magari ci spostiamo anche sulle altre persone presenti al tavolo. E ovviamente per i potentini aver associato il tuo nome alla squadra della città ha creato un entusiasmo pazzesco. 500 presenze tra Serie A e Serie B, stai tornando praticamente in una categoria dove avevi cominciato i tuoi primi passi da professionista. Quindi a distanza di 16-17 anni, adesso non ricordo, volevo capire cosa pensi di poter portare in questa squadra, anche penso avendo conosciuto un pochino quali saranno i tuoi compagni e soprattutto con quali motivazioni ti approcci a questa nuova avventura. E innanzitutto, prima di rispondere alle vostre domande, ci tenevo a spendere due parole per la mia ex società che mi ha permesso di stare qui. Ringrazio il Presidente Vigorito e ci tenevo in modo particolare a scusarmi con tutto il popolo beneventano che l'anno scorso non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. E da oggi si chiude un capitolo della mia carriera e ne inizia un altro con tantissimo entusiasmo. Sono venuto qui nella giornata di ieri, è successo che il direttore conosce tutti i miei punti deboli, sa dove toccarmi, e mi ha stuzzicato un po' e alla fine ieri sera, in tarda serata, siamo riusciti a chiudere questa operazione. Io vengo in una società che so che ha voglia di emergere, una società che ha voglia di fare un calcio importante, dove ci sono giocatori validi, e venire qui per me rappresenta una ripartenza, perché qualcuno forse diceva che ero un giocatore a fine carriera, ma non è così, ho ancora tanto fuoco dentro, ho ancora tanta passione e quindi voglio cercare di dimostrare che sono un giocatore ancora forte e soprattutto che ci tengo a stare in un gruppo per aiutarli, soprattutto i giovani, e cercare insieme di ottenere qualcosa di importante. Vado un po' più nello specifico. Ciao, piacere, Alfonso Pecoraro, quotidiano del Sud, Potenza Rossoblu. Vado ancora un po' più nello specifico.
Come diceva Luigi, da tanti anni che manchi in Serie C, vieni da un'esperienza importante, quella di Benevento, vieni a dare il tuo contributo, ma che Serie C pensi di trovare a distanza di tanto tempo? L'hai vissuta di riflesso, anche magari con i contatti con il direttore sportivo, e come pensi che tu possa essere utile a questa squadra dal punto di vista tattico e tecnico? Ti sarai confrontato anche con l'allenatore, credo. Allora, sicuramente è una categoria che, non so, conti alla mano, forse saranno più di 16 anni che non fa. L'ultima volta che ho fatto la Serie C l'ho anche vinta, al mio primo anno di Serie C, erano tantissimi anni fa. E sinceramente non è la categoria quella che mi spaventa. A me interessa cercare quella passione che io ho dentro, perché sono un passionale, sono uno che se perde ancora una partita alla metà ci sta male, se ci alleniamo con poca intensità va a casa e sta nervoso. Quindi dopo alcune annate come i miei ultimi due anni tra Parma e Benevento, tra un piccolo infortunio e una retrocessione, cerco un riscatto a livello personale, ma in un contesto che so che me lo può permettere, perché c'è una proprietà che mi ha spiegato il suo progetto, un direttore che so come lavoro, e volevo ringraziarlo per la possibilità che mi ha dato. Se sto qui, gran parte è merito suo, perché veramente è un osso, ieri non mi ha lasciato un secondo in pace. E quindi poi con l'allenatore ancora non ci ho parlato, perché sono appena arrivato, e da domani poi faremo il punto anche della questione campo. Una sola curiosità, almeno ricordo a memoria, forse nel periodo prima che andaste ad Ancona, eri svincolato, si fece il tuo nome per Potenza, all'epoca avevamo allenatore Capuano, era il 2006 forse. Sono passati troppi all'epoca anni, ero ragazzino, tutti quanti diciamo magari può darsi, era 2009-2010, era la divisione fra prima divisione e seconda divisione, fra... può darsi, ma sono passati veramente troppi anni. Io la puntata mo mi inserisco. Ha detto Pasquale il vissuto di ieri, no? Di ieri durante tutta la giornata, rispetto al fatto se riuscivamo o meno ad annunciare la sua. Ci sono stati dei momenti, mi piacerebbe che lei li racconti, perché siccome voleva lanciare la super bomba ieri sera, e vi devo dire che non a caso, se ricordate, alla fine ho detto domani, perché si è chiuso talmente tardi, e per il rispetto che devo al lavoro di Natino, ma alla società di provenienza di Pasquale, cioè il mio amico Oreste Vigorito. C'è, e poi gradirei che lei raccontasse, perché è un fatto importante questo, a me mi lega da un'amicizia. Non è persona che frequento, ci sentiamo poche volte, ci siamo sentiti in due giorni, due volte voglio dire, no? E ve l'ho anche detto, questo tema Benevento, Potenza, i ricordi, il passato, a me piacerebbe che il passato stia lì, che non sia un presente e nemmeno un futuro rispetto a quelle che sono le dinamiche fra le società. La nostra tifoseria, per cui dico quella del Benevento, per cui ringrazio ovviamente Oreste per aver anche lui da parte sua permesso l'arrivo di Pasquale, però mi piacerebbe ancora di più immaginare che le due tifoserie che ricordano dei tempi che sappiamo possano in qualche modo guardare al futuro, perché abbiamo un rapporto straordinario, cosa non facile, cosa difficile, però mai dire mai, no? Voglio dire, almeno noi dobbiamo lanciare un appello, perché siamo due società amiche. Io non pensavo di incontrare il Benevento in Serie C, speravo di incontrarlo in Serie A, voglio dire, in un futuro
in un futuro quale possa essere, però sono qui e devo dire che è giusto che la nostra tifoseria sappia che noi siamo due società amiche. Prego. Raccontiamo ieri. Raccontiamo quello che doveva essere, che poi non è stato, ma forse anche meglio così, perché si è creata ancora più suspense. Perché io ieri ho scoperto che insomma ci sarebbe stata questa sorpresa a schiaffo. Io non sapevo neanche che cosa significasse, però tecnicamente mi hanno detto che la sorpresa arrivava a schiaffo. A schiaffo. Cioè si dovevano spegnere le luci nello stadio, quindi un attimo di suspense, una sorta di blackout, e poi partivano fuochi d'artificio, di tutto di più. Erano arrivati addirittura a Napoli a prendere i fuochi d'artificio. C'erano, assolutamente c'erano. Quindi quando abbiamo capito insomma che non si poteva fare la sorpresa, un po' di amarezza c'era, però sapevo che c'era Natino sempre con il telefonino in mano. Perché è vero che ti ha tampinato, però è vero anche che noi tampinavamo lui, cioè era una cosa un po' a catena, quindi scusa lui, ma scusa anche noi, poi lo facevamo per una giusta causa, tant'è vero che poi alla fine sotto la curva chiedevamo chi vi aspettate, è proprio lui, eccolo là, un altro sosia tra l'altro, non so, siete già in tre, proprio lui diceva vogliamo Schiattarella. Allora meglio che non c'è stata la sorpresa a schiaffo, ma è arrivata il giorno dopo e forse è stata anche più bella. Quindi benvenuto. Grazie. Buonasera, benvenuto a Rocco Sabatella, talenti locali, Potenza Rosso Blu. Tu hai parlato di passione e sai benissimo che però nel calcio contano molto di più gli stimoli. Ovviamente tu vieni da una retrocessione da anni, da due anni, hai detto un po' per infortuni, non proprio da ricordare. Gli stimoli li hai dentro o te li può dare questa esperienza col Potenza, questa rivalsa dopo un'annata veramente drammatica per il Benevento, sia a livello economico sia a livello di retrocessione, che è stata doppia dopo quella della Serie A, anche che voi non vi aspettavate proprio. Quindi diciamo questi stimoli ci sono. Guarda, quando ho avuto la possibilità di parlare con il direttore, che lui mi conosce molto bene, sa come la penso, la prima cosa che mi ha chiesto, mi ha detto come stai? Io ho detto se ti dico sì perché puoi contare su di me, se no per il rapporto che c'è lascia perdere. Se oggi sono qua lui sa quante motivazioni ho, quindi poi sarà il campo giustamente a parlare, ma so quello che posso dare, mi sento ancora vivo e quindi faccio questo lavoro con molta passione, con motivazioni, quindi non vedo l'ora di iniziare, tutto qui. No, ti vorrei rispondere tipo a quello che hai detto, perché è giusta come affermazione, però ti vorrei dire pure che 3 anni fa Schiattarella era in Serie A col Benevento e si parlava di nazionale, quindi capisco quello che dici e sicuramente io sono andato proprio sulle motivazioni, ho preso l'uomo prima del calciatore, perché naturalmente la gente valuta il curriculum, valuta quello che ci può dare, io lo valuto a 360 gradi, quindi io quello che ci tengo a dire è ringraziare perché è venuta Potenza e soprattutto ho preso l'uomo, che per me è una cosa molto più importante del calciatore. Solo questo. Tu sai benissimo che cosa ti poteva dare. Assolutamente, assolutamente sì. Sandro Maiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Io volevo fare una domanda al Presidente, però, perché mi piacerebbe sapere se è stato un mercato diviso in due fasi, Presidente. Cioè, mi è sembrato, io l'ho detto, forse bisogna sempre aspettare prima di dare giudizi definitivi sul mercato che fa una società, quando si muove, quando non si muove. Io devo essere sincero, a me la prima parte non mi era molto piaciuta, avevo un po' di difficoltà nel capire un po' la strategia. È chiaro che poi dicevo tra me e me, è capace che il Presidente nelle ultime due giornate fa 4 colpi e cambia completamente quello che è il giudizio della costruzione di una squadra. Volevo sapere, c'è stata una prima fase magari di studio di quella che era la situazione e poi man mano si è andato realizzando quello che si voleva fare, oppure l'accelerazione è stata a un certo punto è scattato qualcosa che ha detto devo fare qualcosa in più? Sandro, per onestà è una domanda, meglio se rivolta al direttore sportivo. Noi abbiamo anche qui
fatto una programmazione. Una programmazione significa che una campagna acquisti, sappiamo che si è aperta il giorno X e si chiude oggi con un arco temporale molto ampio. Lavorare in una campagna acquisti dove, fra l'altro, dobbiamo dire, c'è stato un fermento pazzesco da parte di tutti, ha significato mettere in campo strategie, e le strategie messe in campo sono quelle che sono state definite e progettate prima dell'inizio della campagna acquisti, per cui mi devo solo congratulare con Natino per come l'ha condotta. E gli spazi, e anche qui mi piace ricordare una cosa, ma non colgo l'occasione della domanda di Sandro per dire che cosa. Questa società sportiva nel suo passato, poi facciamo tutte le rivalutazioni che vogliamo fare economiche, non ha mai, dico mai, gestito budget societari, e ci tengo, voglio spiegarlo bene per evitare che ci siano confusioni. Una società sportiva ha il suo costo, che è rappresentato da tutti i costi di gestione, che sono quelli per i calciatori, sono quelli per tutto il resto, e il costo non si misura solo dei giocatori, è un po' come dire gli altri costi non si pagano, non è così, perché una società sviluppa dei costi che sono dei costi che vedono anche la presenza dei costi dei giocatori, dei calciatori, che ovviamente sono una parte dominante di tutti i costi. Però mi piace dire che cosa? Noi abbiamo avuto l'anno scorso il nostro primo anno, che ricordiamo e ricorderete le nostre comunicazioni, dove abbiamo raccolto solo macerie. Ci siamo avvicinati a quasi 4 milioni di debiti, poi i conti ancora, caro Donatello, li stiamo facendo, no? Sapendo che non ci aspettavamo quella roba là. Va bene così. Abbiamo investito l'anno scorso come costo societario più o meno 4, ancora stanno finendo i conti, con un'ale ancora di qualche percentuale, un po' più di 4 milioni. Se facciamo i conti, spannometricamente abbiamo 4 milioni più e 3 milioni. No, la gestione caratteristica 2022-23 societaria è costata poco più di 4 milioni. A cui devi aggiungere 3 milioni e 8, siamo a 8 milioni, il che significa il gruppo Macchia ha messo 8 milioni di euro da giugno 2022 a luglio 2023. Sfido chiunque, siccome siete tutte persone per bene, a dirmi che in passato c'è stata una roba di questo genere. Ma attenzione, facendo tutti gli adempimenti, nessuno escluso, voi sapete che io a più riprese ho detto ad agosto si paga il salario di luglio, ma di luglio 2023, non di luglio 2022, perché Pasquale qua accadeva di tutto e di più, e dobbiamo dire le cose come stanno. Qui i ragazzi non avevano la possibilità di andare a fare la spesa ai supermercati, è un dato di fatto, il che significa che questo anno l'asticella l'abbiamo fatta ancora crescere, e abbiamo dei conti che sono di programmazione, ma saliremo oltre i 5 milioni, il che significa che in due anni il gruppo Macchia ci mette 8 e 5, 13 milioni, e forse arriveremo anche a 14 in due anni. Questo significa una sola cosa, se posso, quello di guardare al futuro
con consapevolezza, con sostenibilità, con grande sostenibilità. E io mi auguro di cuore che il nostro tifo, la nostra comunità, partecipi attivamente a questo progetto. Partecipi attivamente a questo progetto, perché voi non siete mai stati abituati a un progetto fatto per bene, e sono certo che siete persone per bene, lo potete testimoniare. Mai, mai. Oggi, grazie a Dio, abbiamo dato e stiamo dando orgoglio a un marchio che era oramai dimenticato da noi, non volevano venire per due, o meglio ancora, in passato per due ragioni. Uno, perché società, e mi fermo qui. Due, perché dobbiamo dirlo, la città non offre nulla, è un dato oggettivo. E la difficoltà, noi penso che abbiamo superato il primo, e cioè quello della società. Il secondo, stiamo facendo di tutto pur di mettere a proprio agio, se Dio vuole, Pasquale, come gli altri, perché portano le famiglie, e quando portano le famiglie è giusto ed è doveroso dare la migliore accoglienza. Francesco Utro. Buonasera, io ho una domanda per Pasquale. Innanzitutto, benvenuto. Tu hai mai giocato al Viviani? No. Non so se ieri sera hai avuto modo di vedere la presentazione. Quanto era piena la tribuna, quanto è importante in questa realtà, in questo catino che è abbracciato dalla città, il tifo. Sei in questa stanza dove, guardandoti intorno, chiaramente puoi vedere parte della storia di questa città, di questa squadra, di questa realtà dove da oggi incominci questa nuova esperienza. In questi attimi, in questi primi minuti che sei venuto a Potenza, quali sono state le tue prime impressioni su quello che ti circonda? Ah, sicuramente che ho trovato un presidente. Ti ha fatto il caffè? No, buono. Un presidente che è una bellissima persona, sia lui che suo figlio. Mi hanno accolto veramente con tanto piacere, e questo ti dà entusiasmo, ti dà consapevolezza che la scelta fatta forse già è giusta e parti con un piede avanti. Conosco bene il direttore, so il suo modo di lavorare. E poi ho seguito il Potenza anche l'anno scorso, anche la partita dei playoff col Foggia. Mi piace guardare tutte le partite. Sapevo che era una mina vagante nei playoff perché c'era una bella squadra, c'è Caturano che conosco, quindi guardavo le partite e gli dicevo al direttore che forse se quella partita fosse finita due minuti prima, chissà, il Potenza poteva essere Lecco, non si sa. Il calcio è bello proprio per questo. Poi ieri sera, fino a tardi, il direttore continuava a mandarmi 2000 messaggi dell'entusiasmo e l'atmosfera che c'era qui allo stadio, che è partita alle 5 del pomeriggio forse. E quindi so dove sto, non sono sicuramente uno che è arrivato in un posto che dice chissà cosa succede. Io volevo fare una domanda a Natino Varrà. Volevo sapere, questa campagna acquisti, mi ricollega a quello che stava dicendo Sandro, questa campagna acquisti era quella che tu avevi in mente di fare, quella programmata con la società, oppure nel corso di questi due mesi e mezzo qualche colpo che tu avevi in mente non lo hai fatto, è rimasto come un sogno, se ci sono stati questi problemi, oppure tutti quelli che sono arrivati era quello che tu avevi programmato, o c'è qualche cosa che poteva andare, diciamo, con altri colpi sull'esempio di Pasquale? Allora, dico come funziona, così mi collego alla domanda di Sandro. Si fa una riunione iniziale dove si proietta l'aspetto economico. Il presidente ha puntualizzato questa azienda, ma qui si strumentalizza
La prima cosa che si dice: ah, il Potenza spende X per la squadra, il Potenza spende X per il costo azienda. Dopodiché inizia il mercato, sicuramente ha delle dinamiche particolari, non tutti i giocatori vogliono venire a Potenza, non tutti i giocatori sono pronti per il Potenza e quindi c'è una serie di situazioni. I colpi, come si suol dire, intanto per me sono quelli nel riconfermare i giocatori più richiesti e partiamo da questo principio, poi quelli più importanti arrivano sempre alla fine perché comunque tendono sempre a cercare qualcosa di migliorativo. Non è il caso di Pasquale perché ha avuto tante richieste fino a ieri e alla fine ha deciso così, quindi a me fa piacere questo perché è stata una sua decisione quella di venire qui nonostante le varie offerte, quindi questa è una cosa che mi inorgoglisce ancora di più. Quindi ha delle dinamiche che naturalmente io da voi ricevo tante chiamate dove fate il vostro lavoro come giusto che sia e io devo fare il mio, ma naturalmente ci sono scontri, ci sono di tutto e di più, però fa parte del nostro lavoro, quindi è della dialettica, quindi ho massimo rispetto nei vostri confronti, quindi non voglio essere magari irruento, dice sai il direttore non dice, non dico niente perché ho delle dinamiche di mercato, quindi con Sandro mi sono sentito spesso. Abbiamo avuto pure qualche scontro, ma sempre mo da un bel po' non ci sentiamo, quindi abbiamo avuto pure qualche scambio. Dai, di scazzo. No, di valutazione. Lui diceva una cosa, io ne dicevo un altro, diceva una cosa, io ne dicevo un altro, però ci sta, alla fine è stato sempre onesto nelle sue cose, quindi e alla fine il mercato però ha dato ragione a me alla distanza, perché però io non, naturalmente domani ho una strategia, non la venga a dire il giornale, cerco comunque di fare in modo diverso, ecco. Tra virgolette di depistare, c'è poi chi mi segue con il casco e con la moto, ho tante situazioni da gestire, però io dico che il mercato quello voleva e quello è arrivato, chi non è arrivato forse non meritava di stare a Potenza. Io lavoro a Potenza come se Potenza fosse l'Inter o la Juve, una grande squadra, chi viene a Potenza deve avere il piacere di venire a Potenza, se viene solo per un discorso economico si può stare tranquillamente nelle grandi piazze. Noi siamo una piazza giusta, una piazza che col tempo diventeremo grande. Posso aggiungere solo un'ultima questa, mi ricollego a quello che ha detto Rocco. Fra i vari scazzi, vabbè, presi, diciamo proprio litigati ieri, vabbè, ma no, al direttore. Però fra i vari scazzi e i vari ragionamenti che ci facciamo a voce alta, mi è piaciuto un concetto che hai espresso e mi ero ripromesso di richiederti di fartelo ripetere anche agli altri, perché l'hai detto a me, vorrei che lo dicessi alla piazza. Quanto giocatori come Schiattarella, Caturano, Asensio, Sbraga, solo per Steffè, non li voglio dire tutti, quanto invece ti possono aiutare affinché in un futuro prossimo giocatori che abbiamo detto prima top possono dire vengo a Potenza? E apro e chiudo parentesi, quanti di quei giocatori che ieri dicevano Potenza no, non è cosa perché non è una piazza ambiziosa, oggi ti hanno chiamato? Mi ha aiutato tantissimo, questo mi ha aiutato tantissimo perché portare, ripeto, uno come Pasquale qui a Potenza non è facile, e quando arriva Pasquale è una certezza, è un consolidare un progetto di quello che vogliamo fare. Naturalmente oggi ho ricevuto parecchie chiamate di giocatori top dove ho detto che purtroppo adesso la rosa è chiusa e che quindi noi andiamo avanti così. Quindi ripeto, chi viene a Potenza deve avere il piacere di venire a Potenza e chi non sta bene se ne può andare tranquillamente. E voglio precisare anche il discorso di Caturano, dove Caturano ha rinunciato anche lui per rimanere a Potenza, nonostante l'enorme sacrificio della società. Una domanda volevo fare a Federica D'Andrea riguardo un po' a quello che ha vissuto ieri da protagonista e soprattutto se c'è una possibilità di migliorare una cosa che adesso ti chiedo. Tu ieri hai ricevuto l'energia dal basso, no? Stando dentro il campo della tribuna e quindi della tifoseria.
questo entusiasmo forse ancora non è corrisposto, però poi magari ci dai qualche delucidazione, una risposta in termini di abbonamenti, no? Sono ancora un pochino bassi o magari in queste ore stanno crescendo. Che cosa ti senti di dire a questa piazza che avrebbe la possibilità di diventare davvero incendiaria e trascinare i giocatori a risultati anche più alti di quelli che tecnicamente sarebbero possibili? Ma io penso che la società ha messo tutto quello che poteva per creare una squadra che può infiammare il Viviani. È chiaro che abbiamo bisogno del dodicesimo, è chiaro che le persone devono venire allo stadio e noi ci aspettiamo che il 3 ci sia una risposta importante. Ce l'aspettiamo noi, se l'aspettano anche loro, se l'aspetta anche Pasquale, perché lo diceva prima, è un passionario, quindi ha bisogno di ricevere la passione dal tifo. Quindi è un elemento fondamentale questo. A me fa pure un po' sorridere, perché lo continuiamo a chiamare Pasquale, devo raccontare questo piccolo aneddoto. In questi giorni avevamo il timore di chiamarlo per cognome, perché sennò si diffonde la voce, qualcuno sente questo cognome, quindi arriva. Per cui continuiamo a chiamarlo Pasquale, ci scuserà, però poi impareremo a chiamarlo anche Schiattarella. È chiaro, insomma, diciamo, con questo nuovo arrivo che era tanto atteso, tanto desiderato, noi ci aspettiamo una risposta importante e io sono sicura che arriverà. Mario Pesarini, Mediterranea TV e Zona Potenza. Pasquale, benvenuto innanzitutto a Potenza. Una domanda, un appello che vuoi fare alla tifoseria che all'annuncio del tuo arrivo praticamente è scoppiata di gioia, si può dire. Prima che risponde Pasquale, vi lascio in buone mani. Se dovete picchiare, picchiate loro. Però presto, se mi permetti, ti puoi fermare un secondo perché ho fatto una domanda. Io ho una carriera lunga, non so quanti anni giocherò ancora a calcio, ma per far sì che questa piazza diventa una bolgia, chiamiamolo come vogliamo, tanti abbonati, non dobbiamo mai mancare l'entusiasmo al nostro presidente, perché ne ho conosciuti tanti di presidenti in questi anni, anche di proprietà straniere, dove sono stato a Parma, che è un presidente fantastico. È alla passione giusta, come quei presidenti che oggi stanno facendo calcio in Serie A e Serie B, che stanno cercando di fare qualcosa di eccezionale. Quindi una persona così, secondo me, la dobbiamo tenere stretta e dargli entusiasmo ogni giorno. Chi più ne ha, più ne metta. È solo così che il Potenza potrà arrivare a grandi livelli, secondo me. Grazie, grazie Pasquale. Presidente, io ho bisogno solo di voi di una cosa, perché devo dissentire su una vostra considerazione. Vai. Anche perché per non spaventare Schiattarella, allora mi presento al calciatore, sono Mariano Cauzillo, voce in gioco. Allora Presidente, avete detto questa città non offre niente, però c'era un detto a Potenza che si arriva piangendo e si va via piangendo. Uno, perché come avete detto voi la città forse non è a misura di calciatore. Però questa città sa esprimere anche molta passione, molto legame con la squadra, sa essere vicina ai calciatori e noi come gruppo Cuori da Leone ci proponiamo anche di dare la possibilità, ne parleremo con Federica, di integrare i calciatori con la città. Quindi mi sono permesso solo di sentire su questa cosa perché credo che parlando anche con i suoi compagni Schiattarella avrà modo di capire questa città cosa è in grado di poter dare. Io capisco la provocazione del Presidente, però questa città può dare molto in termini di entusiasmo, di legame con la squadra. E poi l'altra considerazione, la domanda è per tutti e tre. No, fammi rispondere prima. Sì. Vai. No. L'altra considerazione è un mio pensiero personale. Fino a 10 giorni fa questa sembrava una squadra destinata a fare un campionato a fari spenti. A distanza di 10 giorni non solo abbiamo alzato l'asticella, ma credo che adesso ci sia anche un po' timore di questo Potenza. Allora chiedo al Presidente cosa vi aspettate realmente dalla piazza. Diciamolo a chiare lettere, abbonamenti, biglietti, calore, tutto quello che vorreste che questa piazza riuscisse a dare. Subito, rispondo alla tua ultima domanda, prima all'ultima domanda e poi rispondo all'altra. Fino a 10 giorni fa, penso che su questo Natino si è già espresso quando ha detto fa parte di una strategia organizzare la campagna
acquisti in un certo modo e mettere tempo per tempo le cose che vanno messe, per cui non è che l'abbiamo infiammata negli ultimi 10 giorni, era programmata in questi termini perché fa parte di strategia e bene ha fatto. Poi legati al tema cosa mi aspetto, cosa ci aspettiamo, un senso di appartenenza forte, l'appartenenza ci può far vincere, Mariano. Non funziona armiamoci e partite, è solo l'appartenenza, insisto, non è una questione di danari, perché siamo in condizione di giocare a, come si dice, senza gli spettatori, a porte chiuse. A porte chiuse. Noi non ci aspettiamo che il botteghino, ma il senso di appartenenza, e che deve scattare, e io ringrazio con grande, grande amore le persone che, e ce ne siete in tanti, che volete bene a questa società, ma ne vogliamo di più, e ne vogliamo di più perché questa città lo può fare, la provincia lo può fare, questo è il senso di appartenenza, Maria. Perché diversamente, io ringrazio Pasquale, ha ricordato delle parole che qualcuno di voi ricorderà, se non ricordo male, l'1 e 2 di novembre, quando venne il presidente della FIGC, Gravina, e disse tenetevi stretto questo pazzo, vi ricordate? Ecco, penso che ha detto le stesse parole. L'entusiasmo è la cosa più bella. Come poi, io, è stata una provocazione ieri sera quando ho detto vi voglio in 5.000 il 3, se no non vengo più allo stadio. Non me ne fotte dei soldi. Mi interessa l'entusiasmo, perché il senso di appartenenza non può essere solo della società, deve essere di tutti noi, di tutti. Se così è, allora possiamo fare grandi cose. Ma voi vi immaginate perché una società sportiva deve crescere se non ha una attinenza formidabile da parte di ognuno? Perché? Ma per quale ragione deve farlo? Ma per quale ragione? È ovvio che la demotivazione è la cosa peggiore che possa esistere. E io non mi voglio sentire demotivato, nel modo più assurdo. Mi ricordi la prima, gentilmente? Le potenze, apposta, ti rispondo subito. Quando ho detto no, che non è quello che io affermo, è quello che ci viene riportato. E io vorrei rispondere a quello che ci viene riportato attraverso mille cose. Questa città che ha delle potenzialità straordinarie, ma che non le esprime. E apprezzo quello che ha detto Mariano, ti ricordi quando siamo andati da loro e ci avete detto ma ci piacerebbe portare a conoscere, che ben venga. Che organizzatevi con Federica. Io vorrei che questa città fosse la migliore città del mondo, ma dobbiamo essere più realisti del re. Proviamo tutti insieme a renderla più vivibile e facciamo sì che Pasquale oggi, tanti domani, possano venire con entusiasmo sapendo che entrano in una città a misura d'uomo, che offre servizi, che offre accoglienza, come è giusto che sia. Adesso vi lascio. Allora, picchiate loro. Ultima domanda. Per Pasquale. Tu hai fatto la preparazione con il Benevento, ovviamente. Qual è la tua condizione? Ti manca il ritmo partita? Diciamo, dopo aver parlato con l'allenatore, in quanto tempo potrei essere pronto per fare il tuo esordio? Sicuramente mi manca il ritmo partita, perché in questo mese e mezzo che sto partito in ritiro con il Benevento ho lavorato molto, non con la squadra, dai, a parte, quindi era tutto un lavoro di corsa e palestra, e mi manca solo il ritmo partita, ma sono già in una condizione discreta. Bene così, grazie a tutti i colleghi intervenuti, grazie ancora, benvenuto a Pasquale.